Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un prodotto un po' particolare. Allora, io cercavo una action cam intorno ai 50 euro. Allora, ho trovato questa videocamera. Praticamente questa videocamerina l'ho pagata, per la precisione, 37 euro, e ho preso la versione gialla. E la cosa che mi è piaciuta molto è che intanto il rapporto qualità prezzo è molto molto buono. Poi passeremo anche alle parti negative. Però di cosa bella ha? Allora, innanzitutto una marea di accessori, un grandangolo fatto davvero bene, la possibilità di guardare quello che si registra tramite un piccolo schermo da 1,5 pollici, e 12 megapixel con il sensore antivibrazione, ha una batteria che si può rimuovere da 900 mAh, dovrebbe durare all'incirca una settantina di minuti durante la registrazione in 1080p a 30 fps, mentre abbiamo anche la possibilità di switchare a 1280x720, quindi in HD a 60 fps. Ha la possibilità anche di effettuare delle foto, e le foto verranno salvate in formato JPG, i video in formato MOV ovviamente. Passiamo a guardare la videocamera. Allora, in questo caso è inserita nel suo alloggio per la riduzione anche degli urti e per andare sott'acqua principalmente. Per sganciarla c'è una piccola levetta qui, ecco fatto, chiusura ovviamente ermetica per non far entrare l'acqua. Ecco qui la nostra videocamerina, è davvero davvero piccola. Passiamo ad accenderla. Come potete vedere abbiamo un bel grandangolo, però da quello che si può vedere dallo schermino. Passiamo a vedere gli accessori. Abbiamo la clip da attaccare, diciamo, dove vogliamo. Principalmente io penso la userò sul casco. Come potete vedere, l'adesivo è della 3M. Questa clip si attacca, mettete conto che il tavolo e il casco si collega così. Poi se in base a come volete piazzare la videocamera, adesso vado a stringerla un po' perché ho allentata, c'è una specie di moschettone, ecco fatto, e adesso la videocamera è fissata. Passiamo, ne abbiamo due, e quest'altro ha anche la possibilità di inserirci il cavalletto, cioè il perno, la vite per il cavalletto. Abbiamo questo, che adesso vi mostro come funziona. Allora, è una molletta. Questa molletta però non si può usare da sola, perché c'è bisogno di applicarla con questo. Cos'è? È praticamente l'attacco per utilizzare la videocamera senza protezione. Per collegare la videocamera a questo attacco è semplicissimo. Basta collegarla così, basta spingere e inserirla dentro. Qui abbiamo anche la possibilità di vedere con lo schermo, però una volta che vogliamo utilizzare questa clip, la videocamera sarà inserita e la potremo appoggiare dove vogliamo. Visto che abbiamo già collegato questo attacco, vi mostro un'altra cosa. Questo, allora, innanzitutto sono due pezzi. Questo è la femmina e questo il maschio, in base a cosa abbiamo al momento. E in questo caso abbiamo solo questa, che basta avvitarla come se fosse una normalissima macchinetta fotografica, e abbiamo ovviamente la possibilità di, ruotando la parte sotto, di fissarla e metterla come vogliamo. Così, insomma. E una volta che abbiamo collegato questo, possiamo inserirci qualsiasi tipo di attacco vogliamo. Se vogliamo utilizzarla con un cavalletto però all'esterno, magari, non so, se fate le riprese con il cavalletto di fuori mentre piove, basta utilizzare quest'altro attacco e avvitarla sul maschio
Ok, così. Poi, come ho detto prima, si regola come vogliamo e la videocamera si collega qui sotto. Abbiamo questa vite, che è la più lunga da andare a collegare qui. In più abbiamo uno sportellino, un vetrino posteriore, un attacco, anzi non solo uno, un attacco più lungo e due più corti, ovviamente di diversa tipologia. Come potete vedere, questi sono fatti così, questi sono così e questo qui sono leggermente più lungo, per posizionare la telecamera come meglio preferiamo. Un'altra cosa che abbiamo a disposizione è questo, che è l'attacco per esempio il canotto della bicicletta, il telaio. Altri due adesivi, uno e due, un panno per pulire la videocamera e poi abbiamo due, no di più, ecco qui, abbiamo queste striglie di velcro, ne abbiamo due, e questa qui fa questo pezzo di corda che penso si possa utilizzare con il moschettone, quindi tipo la leghi, non so, al braccio, attacchi così, mi sono preso il dito e il gioco è fatto. Abbiamo anche in dotazione questa bustina contenente quattro fascette a strappo e questo, che è un cordino di acciaio che serve per fissare in sicurezza la videocamera. Per esempio, se noi la stiamo mettendo su una bicicletta o su una moto, questa, un lato lo fissiamo sulla macchinetta, una parte più salda possibile e più vicina alla videocamera, e l'altra lo fissiamo sulla parte fissa della moto o della bicicletta, di qualsiasi altra cosa vogliamo, per far sì che se un attacco si allenta e oppure l'adesivo si stacca, la videocamera non va persa, insomma. Ragazzi, questo è tutto il bundle che ci dà in dotazione per 37 euro presa da su eBay, e poi vabbè c'è il aggiungere la spedizione, sono altri 6 euro. Questa è la videocamera. Adesso vi lascio con un piccolo spezzone del mio video fatto in bicicletta per provare la videocamera, e vi lascio anche il link in descrizione. Bella!